Per quanto possa essere trash, ricordiamo dei video un po' inquietanti, come ad esempio la doccia di Giuseppe Simone, no? Avevo in mente, visto che un flusso di coscienza l'ho iniziato ieri, l'ho iniziato... cos'è il flusso di coscienza? Il flusso di coscienza è far passare tutti i pensieri dalla mente e immortalarli attraverso la videocamera, no? In vari momenti, in vari luoghi, in varie ore, in varie situazioni. Quindi ho pensato, visto che magari mi è capitato di così parlare, fare questo video diario magari cucinando, no? Adesso avevo da fare la doccia, quindi ci sono i tempi morti e ovviamente senza risparmiandovi ogni dettaglio scabroso, non è mia intenzione perché non mi interessa e credo non interessi neanche voi, quindi vi mostrerò il volto anche se vedete un po' di petto nudo, non è che penso si scandalizzi nessuno, insomma, vabbè. Però vediamo un po' la distanza, se si può fare questa cosa qui e se si può aggiustare l'inquadratura anche per via dell'audio, anche per non bagnare la telecamera. Comunque, anche per non bagnare fuori, se no aspetta, proviamo a fare questa cosa. Intanto l'audio si sente comunque, chi se ne frega, no? Poi anche se ci sono dei momenti non parlati, che fa? Non c'è problema. Comunque, che dire riguardo ad oggi? Sono andato a mangiare al giapponese, volevo fare un video lì direttamente, però avevo dimenticato la videocamera, volevo quindi un po' cambiare sempre luogo di ripresa, l'acqua è ancora fredda, ma avevo dimenticato. Pomeriggio ho finito quello spartito, l'ho inviato la fattura. Visto che al momento avevo meno lavori rispetto al solito, ho fatto un riposo pomeridiano che non facevo da tanto tempo. Forse questo buffet giapponese mi ha messo proprio KO, perché è un mangia tutto a volontà. E tra l'altro non ho neanche cenato stasera. Credo che non ce ne ho, mangeremo una frutta e guarderò probabilmente un film di Woody Allen, magari tipo Barcellona o non so, qualche sana puntata dei Simpsons ad esempio. O magari continuerò a leggere il libro che ho iniziato e che sono a più della metà, che è La legge di attrazione, quel film, il libro, penso che sia stato il film ad ispirare il libro, no, il libro ad ispirare il film, The Secret, no? Qui ci sono molti, moltissimi principi interessanti. Fatemi uscire, vabbè.
si capirebbe niente di meno male. Comunque, adesso devo smettere di parlare perché dovrei anche se i capelli sono pochi, dovrei fare uno stampo, o comunque bagno schiuma, insomma, fate, quindi fate pure le vostre cose. Io devo un po' stoppare questo flusso e passare all'azione pratica, al silenzio, oppure semplicemente al flusso del suono, dei rumori, della doccia, no? Che non è solo la doccia, ma anche quello strumento che serve per cambiare l'aria, per aereare, no? Per esempio questo rumore. Certo che se questi video inutili facessero tante visite, un'azienda potrebbe dirmi, perché non mostri la marca, non so, la marca del bagnoschiuma, dello shampoo, di quell'oggetto, e noi ti paghiamo un tot. No, ma siccome questi video di questo canale, Bilu2, no? Che sono dei video lo-fi, video lo fai senza montaggio, un canale secondario di video che non hanno un interesse pubblico, cioè sono dei video personali condivisi, dei video che non hanno né capo né coda, sono video fatti della realtà, quindi allora, pensiamo alle cose da fare più che altro, un po' per pianificare. Domani potrei dedicare la mattinata alle grandi pulizie, perché almeno ogni settimana bisogna passare l'aspirapolvere, bisogna lavare per terra, lavare le stoviglie, fare il bucato, stendere, asciugare, fare tutte queste cose almeno settimanalmente, cambiare le lenzuola e magari cucinare qualcosa di buono, fare la spesa, dedicare la mattinata a queste cose. Poi vorrei, visto che però credo domani vorrei fare un nuovo video per il primo canale, magari parlato o musicale, provare a registrare il piano in voce e poi montare il video con un altro microfono, cosa che non ho mai fatto perché ho utilizzato il microfonino, quello integrato, no? E la registrazione della macchina fotografica. Potrei fare delle cose del genere, potrei continuare altri lavori iniziati, mentre la sera avrei da seguire un concerto, perché suonano degli amici, tra cui ci sono persone che non conosco e mi hanno chiesto di collaborare, visto che c'è le persone di Arezzo, che uno suona la batteria, un altro mi pare la chitarra, non lo so, che avevano piacere di collaborare, di fare dei progetti musicali o dei video, insomma, produrre qualcosa insieme. Veramente la doccia è qualcosa di... Tra l'altro ho una canzone vecchia che si chiama La doccia, piano in voce, una bossa, probabilmente è su questo canale, da arrangiare.
Fossi posso che faccio uno shampoo. Nonostante i pochi capelli, lo shampoo è sempre una soddisfazione. Scusate le spalle, eh. Quanto sarà la durata media di una doccia in generale? 5-10 minuti, 20 minuti, 30 minuti se si filosofeggia su, non so, sull'origine del mondo. Non lo so. A tutti coloro che stanno seguendo questo video, vi lancio una domanda così. Una domanda riguardo alla vostra fede religiosa. Che cosa ne pensate? Quali sono i vostri credo, no? Diciamo che personalmente da bambino ero molto 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 religioso, molto credente, no? E arrivato a un certo punto, tipo, non so, mi parlo verso i 12 anni, sono diventato ateo, completamente ateo, agnostico, ateo, insomma. E tuttora devo dire di essere ateo, non ho un credo religioso, una disciplina, diciamo, appartenere a una fede religiosa. Però, tutto sommato, con il tempo, mi sto avvicinando, cioè sto cercando in qualche modo di capire cosa spinga un credente a credere, quale sia il principio della fede, no? Io penso che la fede in Dio, che razionalmente suona come qualcosa di assolutamente riprovevole, a mio avviso, riprovevole, secondo me è una questione di modificare i termini usati, no? Perché se già noi cambiamo la frase fede in Dio e magari fede nell'universo, già credo che cambi qualcosa, no? Oppure fede in se stessi, perché essendo tu parte dell'universo, probabilmente l'universo ha una coscienza, più che una coscienza, forse non ha neanche una coscienza. L'universo ha un meccanismo autocreante, un meccanismo intelligente, penso che sia qualcosa di probabilmente di meccanico. Magari questo ipotetico, quello che si chiama Dio, che è qualcosa di obbrobrioso, perché praticamente per Dio cioè si immagina una persona, quindi un'idea proprio antropomorfica a tutti i costi, no? Un'idea veramente
veramente primitiva, gli dèi immaginati veramente con gli stessi vizi o comunque con gli stessi limiti umani, no? Io penso che un qualcosa di autocreante, un principio superiore, dei principi, dei meccanismi, mi sto quindi avvicinando a una diciamo un'idea meccanicistica, se così possiamo dire, dell'universo, no? Perché tutto sommato, per quanto ci siano moltissime cose che non riusciamo a capire, no? Comunque tutto ha una logica spaventosa, no? Cioè, che tutto sia così casuale, cioè, o è una botta di culo universale, come diceva qualche filosofo, diceva che l'uomo non si vuole rassegnare al fatto che degli atomi scriteriati si siano uniti tra di loro e che abbiano creato, insomma, tutto questo, no? Quindi probabilmente l'universo non è altro che un principio, sempre un principio autocreante, un pensiero sempre esistito, un pensiero che si è trasformato in materia, quindi una forma di energia sempre esistente, infinita, che non si crea e non si distrugge. E questo dannato universo si è autocreato, ha creato noi, più che altro. Non è che lui ha creato noi, così sembra questa idea di Dio creatore a cui noi siamo debitori, no? Ma tutto sommato noi abbiamo deciso di autocrearci, di venire al mondo. Probabilmente abbiamo come se una parte dell'universo, che siamo noi, e noi siamo tante piccole parti dell'universo, come se queste parti abbiano creato loro stesse, come l'universo ha creato loro, come l'universo ha creato se stesso, come l'universo ha creato in modo intelligente e organizzato la materia, e in modo assolutamente non morale, perché io penso che la morale non esista nel meccanismo dell'universo. La morale è un'idea, umana, è un'idea diciamo non superficiale, aiutatemi a dire il termine, non mi viene, un'idea non umana, cioè è finto, è l'universo. Cioè, la morale, ecco, mi è venuto il termine. La morale è un'idea artificiale, non è naturale, non esiste. L'esempio più classico che si possa fare per pensare che non ci sia morale nell'universo, non ci sia morale, non ci sia il premio e la pena, queste logiche religiose, ma ci sia la legge della sopravvivenza. La legge della sopravvivenza non è certo morale. L'esempio banalissimo dell'animale grande che mangia l'animale più piccolo, no? Non è morale, non è assolutamente morale. Così come tutto ciò che è spiacevole nel mondo. E infatti alcuni argomentano dicendo: come può Dio permettere tutto questo? Per Dio. Questo principio creatore non permette un bel niente. Semplicemente
fa parte del suo meccanismo. E non c'è probabilmente al momento soluzione migliore, una soluzione migliore creativa. Quindi tutto funziona, non funziona, perché semplicemente deve andare così. Probabilmente, come diceva Leibniz, probabilmente il migliore dei mondi possibili, ma non per dire che è veramente, cioè non si possa immaginare un mondo migliore, perché chiaramente il mondo è pieno di cagate, no? Probabilmente è pieno e strapieno di cagate. Sì, certo, sì. Però evidentemente è come se questo pensiero, questo principio, che è imperfetto, che poi qual è l'idea di perfezione? Probabilmente l'idea di perfezione non esiste, cioè dipende perfetto rispetto a che cosa, no? Devo prendere un accappatoio. Bisogna vedere perfetto rispetto a che cosa. Quindi, secondo la logica umana, il mondo non è perfetto. Comunque ci sono degli errori, dei bug, in qualche modo, parlando in maniera informatica. Parlando in maniera informatica ci sono dei bug. Probabilmente l'universo ha una sua evoluzione, così come l'uomo, no? L'uomo parte prima dalla ruota, dal fuoco, non lo so, poi inventa tutte le invenzioni possibili, tutte le... ci voleva proprio... gli elementi che hanno portato alla produzione di tecnologia e allo sviluppo che abbiamo adesso. Quindi probabilmente, ecco, riferendoci all'idea religiosa in maniera però io vedo la religione classica cattolica come qualcosa di estremamente letterario, come se fosse fantascienza, come se fosse un racconto di fantasy, se vogliamo. Però ci sono dei principi che si potrebbero interpretare in maniera scientifica, in maniera meccanicistica, no? Quel famoso enunciato: Dio fece gli uomini a sua immagine e somiglianza. Noi potremmo pensare che, essendo noi parte dell'universo, siamo simili al meccanismo creatore dell'universo. Quindi tutto quello che noi creiamo con la nostra mente, creiamo la nostra vita attraverso il nostro pensiero, attraverso il nostro modo di essere, così come l'universo ha fatto con se stesso. Quindi una sorta di similitudine tra noi e l'universo, diciamo. E quindi alcuni principi, seppur io penso che non si può seguire o comunque pensare di seguire dei principi religiosi così alla lettera, i fanatismi, queste cose. No, e nemmeno troppo ridicolizzarli, per quanto molte storie, leggendo la Bibbia, per quanto molte storie siano ridicole se pensate in maniera realistica, no? Invece, se noi troviamo, universalizziamo in qualche modo, possiamo trovare delle cose interessanti. Non avrai altro Dio all'infuori di me. No, cioè questa cosa molto ridicola fa pensare a un essere veramente egocentrico, eccetera. Invece io voglio interpretarla come qualcosa di scontato, cioè non esistono probabilmente universi, realtà
diverse rispetto a quelle, a quella a cui, in cui ci confrontiamo. Noi ci troviamo in una in un contesto reale con cui ci dobbiamo affrontare. Quindi questo enunciato potremmo interpretarlo come confrontati con la realtà e non puoi muoverti al di fuori di questa, se non con la fantasia, con l'immaginazione, senza dubbio, ma anche l'immaginazione tutto sommato è realtà. L'immaginazione è qualcosa che esiste, è tutto ciò che cioè è un paradosso, perché tutto ciò che esiste, che non esiste, cioè tutto ciò che si immagina apparentemente non esiste, ma il fatto che se ne parla e viene visualizzato dalla mente, comunque esiste, non c'è dubbio, non esiste ciò che non si pensa, io penso, cioè, concludiamo con questa conclusione, non si può dire concludiamo con questa conclusione, cioè, arriviamo a un postulato che potrebbe essere, riguardo all'esistenza, che si esiste tutto ciò che si pensa. Non esiste tutto ciò che non si pensa. Sì, assolutamente. Vabbè, qui poi ci potremmo addentrare in questioni come l'albero che cade e non fa rumore, esiste o non esiste? Cioè, formalmente esiste nella realtà, però cioè questo postulato vale per definire tutto quello che è immaginato, quindi prendere come reale tutto ciò che è immaginato, quindi non concentrarsi su quello che esiste ma non viene pensato, ma il contrario, tutto quello che viene pensato che di fatto esiste. Quindi concretizzare e considerare reale tutto ciò che fa parte della proiezione mentale, del nostro progetto visivo che è nel nostro immaginario, nella nostra mente. Va bene, quanto tempo sarà passato? Non lo so. Questo è il flusso di coscienza numero 2, l'ambientazione doccia. E niente, probabilmente ci ritroveremo domani per un altro flusso, per altre riprese così casuali. Ci troviamo su Bilu2. Bilu2 è il canale di video lo-fi al minimo della qualità, senza montaggio, assolutamente inutili, noiosi, prolissi, che non mirano a fare visualizzazioni, non me ne frega niente, sono delle cose personali che condivido e che sono per me un grande divertimento. Un'organizzazione mentale, una trasformazione, una trasformazione, abbiamo parlato ieri della trasformazione delle energie, no? Più che altro, come potremmo definire tutto questo? Come uno che scrive un diario, semplicemente, scrive e cerca di fissare dei momenti, punto, basta. Comunque, va bene, vi saluto e vi do... iscrivetevi, mi raccomando, al primo canale che si trova nella descrizione, almeno chissà se nel tempo resisterà questa cosa, iscrivetevi e condividete quei video, non questi che non servono, insomma.
e alla fine successe che guarderanno più queste merdate che gli altri video che uno fa con più impegno, con più passione, eccetera. Va bene, un caro saluto dal vostro Biluardo.